Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, prima di iniziare questo nuovo aggiornamento, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, detto questo, andiamo a vedere le ultime. Pisa sta lavorando, la società sta lavorando alacremente in questo periodo per accaparrarsi, diciamo così, il direttore sportivo. Ciò è stato fatto e il nuovo DS del Pisa sarà Stefano Stefanelli, che praticamente è l'ex del Cesena, quindi dopo Kolarov avremo Stefano Stefanelli. Un bel profilo, sembra un bel profilo, comunque sicuramente lavoreranno spalla a spalla con Giovanni Corrado, questa è l'indicazione. Dopo insomma il nostro nuovo DS che verrà presentato domani, quindi l'ufficialità ci sarà domani 15/7, niente, Pesaro, Carpi, Pistoiese e quindi approda al Cesena, dopodiché verrà da noi, quindi sarà il nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting Club. Poi a quanto si sta, diciamo così, nell'aria, il colpo di mercato del Pisa dovrebbe essere Andrea Barberis, e quindi dopo 10 anni l'ex dovrebbe ritornare a Pisa, ma è una strada vicina, io direi vicinissima, quindi è uno svincolato, quindi dal Monza, svincolato dal Monza. Barberis ha 30 anni, bella esperienza, si è fatto le ossa in Serie B e quindi ha fatto anche 2 anni di Serie A, quindi a me non dispiace, ovviamente non dispiace, perché alla fine è un giocatore ormai, io direi, di esperienza maturata sul campo, quindi bene, speriamo che si concretizzi, ma io credo che nei prossimi giorni sarà a Rovetta, sicuramente sarà a Rovetta. Bene, l'altro colpo che si è assicurato Giovanni Corrado è Alessandro Arena dal Gubbio. Io sono andato insomma a vedermi un po', perché non lo conosco, quindi sinceramente non potrei neanche, Barberi se lo conosciamo ovvio, però questo giocatore non lo conosco, quindi però sono andato a leggermi un po' le caratteristiche del giocatore. Quindi giovane, a 22 anni, 1,70 di altezza, buona, è un mancino, buona dinamica, è capace anche di concretizzare, è una bella velocità nel breve, così si legge, e quindi insomma vestito poi le maglie di Catania, Marina di Ragusa, Cireale, Catania e Messina, poi ha provato nel Gubbio e quindi Giovanni ha fatto il colpo. Sta facendo le visite mediche, quindi domani o dopodomani dovrebbe andare a Rovetta e raggiungere i compagni. Questo è quanto, queste sono le novità in ingresso. Quindi riepiloghiamo, abbiamo per quanto riguarda il DS Stefano Stefanelli, quindi sarà il nuovo DS del Pisa, detto, e quindi affiancherà in tutto e per tutto Giovanni Corrado. Dopodiché abbiamo il colpo Barberis, io credo ormai sia fatta, insomma, per Barberis non credo che ci siano insomma novità, a meno che non succeda qualcosa nell'ultimo minuto, ma non credo. E poi abbiamo Alessandro Arena, un contratto di 4 anni se non mi sbaglio, ma poi lo vedremo meglio. Comunque sia è stato un colpo così veloce da parte di Giovanni Corrado. Beh, speriamo che questo giocatore dia veramente insomma porti insomma lustro alla società, insomma, e che sia d'aiuto a tutti gli altri ragazzi. Beh, io per questo aggiornamento la chiuderei qua. Come ci sono novità, ci saranno novità per quanto riguarda, adesso vedremo se ci saranno novità per quanto riguarda gli abbonamenti, e poi io vi aggiornerò nell'immediatezza. Bene, io ragazzi per questo video la chiudo qua,
e vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Al prossimo aggiornamento.